Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per godere, insieme a voi. La Lazio batte la Sampdoria 3-0, grande inizio di campionato e voglio salutare tutti i finti laziali, tutti i finti laziali, e voglio salutare, visto che ci sono anche i laziali disfattisti, però soprattutto i finti laziali, ciao, laziali chiacchieroni, ecco. Questa vittoria ha un sapore particolare, un sapore diverso, ecco, sa di godimento, di goduria, ma non solamente per la vittoria, ma perché la vittoria, almeno per una settimana, azzittirà tutti questi laziali chiacchieroni a cui piace parlare solamente d'estate. E sono contento, ho visto una grande Lazio, ma soprattutto ho visto una Sampdoria troppo rimaneggiata rispetto allo scorso anno. Si vede la differenza tra Giampaolo e Di Francesco, un gioco offensivo inesistente della Sampdoria e soprattutto questa maledetta difesa alta. Tu con la Lazio non puoi giocare contro la Lazio, non puoi giocare con la difesa alta, no, la difesa alta che abbiamo visto lo scorso anno al derby, infatti hai preso tre pappine anche quest'anno. Di Francesco non lo capisci, contro la Lazio tu non puoi giocare con la difesa alta, non puoi giocare, perché lì davanti c'è uno che corre e lì dietro ci sono giocatori che gli sanno dare la palla, quindi è un azzardo giocare con questa difesa. A questo punto, guarda, lascia il 4-3-3, però arretra il baricentro di qualche metro, no? Invece niente, la Sampdoria è stata distrutta tatticamente e tecnicamente dalla Lazio di Inzaghi, tecnicamente perché la Lazio tecnicamente è superiore alla Sampdoria. Oggi Milinkovic-Savic ha fatto una partita incredibile e io avevo paura, ero molto scettico dopo che quest'estate il mondo Lazio è stato bombardato dai media sulla questione Milinkovic e continua ad essere bombardato, perché continua ad arrivare notizie su un possibile interessamento dell'Inter, un'offerta che potrebbe arrivare, potrebbe non arrivare. Ecco, ero un po' scettico su Milinkovic, invece mi ha dimostrato tutto il contrario. Ha fatto una partita incredibile, davvero incredibile, meraviglioso l'assist per il 3-0 di Immobile che segna due gol, ne poteva segnare 5 perché ha sbagliato 3 gol davanti al portiere. Oddio, sbagliato, Audero ha fatto due miracoli clamorosi e poi uno lo ha sbagliato lui. La Lazio, questa è una partita che poteva finire perfettamente anche 6-1. Perché anche Stracoscia ha fatto una grande parata nel primo tempo, e attenzione, ricordiamoci, questa vittoria è anche di Stracoscia. Stracoscia ha fatto una grandissima parata a fine primo tempo, credo, su quello di colore, su Vieira, se non sbaglio. Sì, Vieira. Molto bene anche Luis Alberto, due assist fantastici di Luis Alberto. Spero che questi due giocatori continueranno così. Milinkovic e Luis Alberto, lo scorso anno abbiamo visto metà Milinkovic e metà Luis Alberto, forse è anche per questo che la Lazio è arrivata dove è arrivata in campionato, quindi spero che quest'anno questi giocatori che ho appena nominato dimostrino quello che hanno dimostrato magari 2 anni fa, ecco. In questa partita mi hanno parecchio convinto, anche Correa molto bene, altro gol per lui dopo il precampionato da goleador. No, sono contento ragazzi, sono molto contento. Lazzari, si vede la differenza lì sulla destra tra l'anno scorso e quest'anno, si vede, e la differenza tra da quando è entrato da quando è uscito Lazzari è entrato Marusic, lì si è vista la differenza sulla destra, ecco. non si è fatto più un cazzo. Ricordatevi quello che vi dissi dopo Lazio-Entella di luglio, che la Lazio aveva iniziato a giocare sulle fasce. Infatti noi soprattutto nel primo tempo abbiamo giocato sulle fasce, poi Lazzari è uscito e la situazione è un po' cambiata. Comunque sono contentissimo ragazzi, sono davvero contento, ci tenevo molto a questa partita, perché era la prima e volevo che tutti questi chiacchieroni la smettessero un pochino, e spero che lo faranno almeno per una settimana, e B perché appunto c'è il derby tra una settimana. Tra l'altro spero che Acerbi non abbia nulla, è uscito a partita in corso per fare spazio a Vavro, aveva un problema all'altezza della coscia, adesso non so, credo che sia tutto a posto,
E appunto un derby, la Lazio arriva a questo derby con un 3-0, un roboante 3-0 alla Sampdoria, la Roma invece ci arriva con un 3-3. Ecco, ha fatto 3 gol anche la Roma, ma ne ha presi 3. Non so chi abbia giocato in difesa, credo Juan Jesus e Fazio, però è abbastanza clamoroso che la Roma sia arrivata a questa prima di campionato con solamente il portiere cambiato, ecco, e senza Manolas e Sharawi e De Rossi, davvero clamoroso. Comunque non sono qui per parlare della Roma, bensì della Lazio, la mia Lazio che mi ha fatto felice e sono contento che sia ricominciato il campionato. Salutate la capolista, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente, ciao ragazzi, forza Lazio!